City Report. Cari amici, nuova puntata di City Report Lite. Stiamo facendo un giro. Dove siamo, Hermes? Siamo in Viale Cassala, zona Romolo, di fronte al Naviglio Grande. E cosa andiamo a vedere oggi? Andiamo a vedere l'affluente del Naviglio, che si trova proprio qua sotto di noi, e tutto quello che succede qui nel sottopassaggio, nella scorciatoia che ci porta fino in fondo alla strada. Vediamo cosa succede di interessante qui sotto. Perfetto, andiamo. Ok, ci stiamo avvicinando, questo è quello che troviamo fuori. Beh, Hermes, devo dire che la situazione qua è sempre la solita, la puzza è incredibile. Questi sono i graffiti che potete vedere qua. Eccoci qua. Vai piano, fai vedere il contatore. Angolo Viale Cassala. Contatore scoperchiato, però sembra che funzioni ancora a quanto pare. E qui in questo angolino Una padella. Sì, una padella. Ah, qua si cucina anche, quindi. Sì. Mamma che odore. Sì, sì. Vabbè, andiamo. Diciamo che questa qui è una parte un po' dimenticata del Naviglio. Va bene, andiamo a vedere allora per questa puntata dello special di City Report che cosa troviamo. Tra l'altro mi ricordo che qui ero stato un po' di tempo fa, sì. E devo dire che, ragazzi, c'erano di quelle situazioni incredibili, Okay. Questo è il passaggio sotto la galleria, aspetta che lo riprendo un attimino. Oggi senza il nostro amico Paolo Rusconi, quindi facciamo in proprio. Utilizziamo le nuove attrezzature, poi ci direte anche cosa ne pensate, abbiamo anche i nuovi microfoni. Infatti vedete che Hermes parla a distanza. Esatto, sì. Magari non ti sento. No, mi auguro di sì, dai. Ecco questo passaggio bucolico, direi. Ok, almeno qua hanno fatto un po' di pulizia, perché la volta scorsa era un... Diciamo che queste sono parti abbastanza dimenticate. Esatto. Ma secondo te cosa le tengono a fare così, queste qua? Allora, beh, questo qua era, è un'ottima scorciatoia per arrivare fino via ai Preconti, qua in fondo. Il fatto è che essendo una zona abbandonata succede di tutto qua dietro. Quindi potrebbero benissimo farci una pista ciclabile qui, allora. Sicuramente. Che magari non darebbe fastidio neanche agli automobilisti. Ecco, qua vediamo il fiumiciattolo qua. Sì. Devo dire che ci sono già, adesso ve la zoomiamo, ci sono dei panni stesi qui. Questo è solo l'inizio. Aspetta, attacchiamoci all'alberello qui. Okay. Ecco, e su tutto il margine dell'affluente è pieno di porcheria qua adesso. Quindi se questo è quello che troviamo sul margine, immaginiamoci cosa hanno buttato dentro. Sì, in effetti è abbastanza schifoso. Sì. Ma anche l'odore, ti ripeto, per essere un posto verde, eccetera. No, è un odore fognario, chimico, che è insopportabile. Vai, esci prima tu. Sì, sì, noi ci stiamo divertendo a testare le nostre nuove attrezzature qui. Ciao. Qua. E qui proseguono i graffiti, che forse sono la parte meno peggio di tutta la situazione. Qua sopra passano le persone, siamo sulla Viale Cassala, insomma andiamo sulla circonvallazione. Aspetta che vado un attimo di qua. Altri graffiti. Beh, come posto, se fosse messo bene, non sarebbe neanche male. Un'altra bicicletta della Ofo. Arrivo subito, aspetta che... Peccato che non c'è la pista ciclabile qui. Vabbè, comunque. Vediamo se è forzata anche questa. Ebbene sì. Anche questa, gli manca
pezzo qua. Vabbè, andiamo a vedere nel frattempo cosa fa il nostro Hermes. Guarda là, vamo bike, qua è peggio, vieni, vieni, dico. Vabbè, qui potete vedere altra immondizia tutta buttata sulla sponda dell'affluente qui del Naviglio. Alla faccia da acque veramente pulite. Faccio vedere la parte di qua io. Guardate qua. Poi prosegue tutta anche giù di là, eh. Vediamo se con lo zoom riesco a beccarla. Devo dire che it's very green. Adesso andiamo a vedere, ecco qua, sicuramente la presa migliore. Ecco, guardate qua, qui camminano le persone. Guardate qui. Oh. Tra l'altro queste biciclette gialle, pensavo non ce ne fossero più in giro, sono rimaste solo dentro i canali. Esatto, nel Naviglio, sugli alberi, l'abbiamo visto ovunque ormai, meno che al loro posto. C'è anche la ruota qui comunque, se qualcuno gli servisse la ruota, guardate, c'è anche la ruota. Incredibile, ma mi sa che non finisce qui, oh, prosegue come qua? Guarda che roba. Quindi siccome stanno chiudendo Hermes, la discarica che c'è nella piazza più avanti, quella perché, piazza Napoli, sì, perché devono fare palazzi eccetera, hanno trovato una succursale, guardate, certo, qua, una soluzione più economica sicuramente. Pensa che stavo scrivendo scusate, stavo scrivendo la stessa cosa per il video della scorsa settimana dove siamo andati all'ex concessionario sulla via Sempione per andare a Pero, che avevo scritto: adesso gli incivili hanno trovato un posto dove smaltire le cose in maniera semplice. Devo dire che anche qui non si scherza, eh? Esatto. Che poi arrivare fino a qui a buttare tutta sta roba vuol dire che entrano a piedi, eh? No, beh, molto probabilmente. Non credo che entrino con le macchine. E voilà, addirittura abbiamo qua cuscini, valigie, roba da donna, non si capisce bene che cos'è sta roba. E qui è sempre l'affluente del Naviglio, eh. Oggi tra l'altro a Milano è una giornata un po' nuvola, ci hanno detto anche che piove. Ma il carrello della spesa lì come c'è finito ad esempio? Adesso il carrello della spesa da qui già lo zoom e si vede, però preferisco vederlo da, direttamente da lì. Ok, adesso vediamo di addentrarci da questo lato e vediamo un po' cosa troviamo. Ok, qua qualcuno viene anche a fare i fuochi la sera. Ecco qua. Qua ci sono diverse scatolette di tonno ancora nuove, qualcuno le mangerà, non sappiamo chi. Cari amici, abbiamo pensato di venire a vedere sto carrello. Siamo sempre sulla sponda del Naviglio. Cassette. Eccolo il carrello, da qua si prende meglio. Che schifo, cioè, ma c'è anche del pane poi fra l'altro. Se qualcuno ha comprato il pane ha pensato bene di buttarlo qui, insieme a bottiglie di yogurt, sacchetti, schifezze di ogni genere. Ok. E dalle fonti ci dicono che là in fondo si pernotta e se ne combinano di tutti i colori. Andiamo a dare un'occhiata.
Ecco qua, siringhe. Andiamo a vedere che succede di là. Ok, sicuramente questo qua è un ricovero estivo, adesso siamo a inizio aprile, qua secondo me tra un mesetto o due si rincomincerà a dormire qua da queste parti. Non vi racconto l'odore, qua c'è ogni tipo di coperta e stracci. E qua vengono a dormire più persone. Bottiglie, presine per cucinare. E voi direte, perché siete venuti qui oggi? Per farvi vedere che le alternative per chi vuole andare in giro in bicicletta senza ad arrivare a bloccare delle strade dove la circolazione crea lavoro e bloccarla darebbe parecchio fastidio all'economia e anche al libero spostamento, ci sono dei bei pezzi che si possono utilizzare, ma niente da fare, molto probabilmente diventeranno anche qui delle future speculazioni edilizie. Guardate qua cosa si trova, sempre sponda Naviglio, incredibile, anche qui tutta prosegue. Sì, perché è proprio così, è tutta buttata lungo le sponde. Poi questa chiaramente risale ed arriva fino ai posti, diciamo, più conosciuti, quindi i Navigli dove ci sono i locali, i negozi. Va bene. Questa mini city report short per dare un'occhiata ai luoghi discariche, luoghi dimenticati, così visto che siamo nel periodo di Pasqua, ci vedremo magari dopo Pasqua, cerchiamo ogni tanto di non dare solo notizie totalmente tragiche come lo sono le occupazioni, furti eccetera eccetera, facciamo vedere un qualcosa che comunque sarebbe anche recuperabile. Vedo il nostro amico Hermes che se la sta ridendo. Niente da fare, avevo appena raccontato che mi pareva che stavolta gli facevamo vedere una situazione meno incasinata del solito, ma mi sa che scopriremo che invece anche qui, purtroppo sì. Facciamo vedere un po' di porcheria che c'è qui. Questo qua deve essere un ricovero estivo. Vediamo un attimino. Ah, però sì, sicuramente è un ricovero che è stato utilizzato, perché guardate, ci sono anche, c'è l'acqua, ci sono le confezioni del mangiare e qua ci sono i bivacchi veri e propri, c'è le tende che magari venivano utilizzate per dormire. Adesso penso che siano inutilizzate, sono anche zeppe d'acqua. Sì, ma tra un mesetto che arriva il caldo, vedi che qua ritornano. Mi sa di sì. Ecco, queste sono situazioni che andrebbero bonificate adesso, dove non c'è bisogno di mandare la celere, non c'è bisogno di fare atti di forza, si ripulisce, si dà un po' di controllo alla situazione. Sì, guarda qua, lattine di tonno. Tra l'altro si sente un odore di feci non da ridere, sì, sì. Meno male che siamo in mezzo alla natura, no? Voilà. E tutto questo è praticamente nascosto, adesso vi faccio vedere, è nascosto da un po' di vegetazione. Vedete? Sembriamo nascosti, mamma che puzza, ma in realtà se noi camminiamo qui
siamo a poca distanza dalla stradina che abbiamo visto prima, che è quella che tendenzialmente dovrebbe essere più frequentata. L'estintore in caso di incendio non manca mai. Certo che noi se portassi un estintore qui. Ah sì, estintorino anche qua. Per bacco. Sì, usciamo perché veramente c'è un tanfo qui che ha dell'incredibile. Sì, fra l'altro anche camminare qua in mezzo con tutta la schifezza che c'è, guardate qua. Cappelli, rossetti. Poi vedete, c'è il doppio passaggio, si può passare da qui dove c'è il sentierino o in alternativa, dove usciremo adesso noi, da qui dove la rete, vedete, è stata tagliata e piegata, e ci passo persino io che non sono un fuscello. Beh, guardiamo di nuovo qua sulle sponde, vediamo cosa c'è. Un altro pezzo di bicicletta. Qua ci sono arrivati prima del sindaco sul fattore che poteva essere una pista ciclabile, anzi più che altro distruzione biciclette. Beh, anche qui non scherziamo, Chissà quanto tempo ci avranno messo a buttare dentro tutti questi rifiuti, perché alcuni sembrano freschissimi. Sì. E senza parlare quelli che si sono portati via la corrente. Senza parlare di quelli che ha portato via la corrente. Infatti abbiamo poi delle fotografie, se riusciamo ve le alleghiamo. Qui stiamo vedendo l'altra parte della sponda, anche lì dall'altra parte della sponda c'è un bel cumulo proprio in mezzo all'acqua. Eccoci qui ci sono i graffiti. E di qua che cosa troviamo? C'è l'uscita qui? C'è l'uscita fino direttamente in via Ettore Ponti. Quindi questa potrebbe essere considerata una scorciatoia per andare a Ettore Ponti. Ettore Ponti senza fare tutto il giro. Esatto. Va bene, adesso finiamo di dare un'occhiata qui. Accendini. Materasso. Piastrelle? Qualcosa del genere. Peccato. Peccato veramente, un posto che poteva essere frequentabile in maniera migliore. Ma soprattutto veramente non capisco perché non abbiano fatto una pista ciclabile qui. Cioè, ci stava benissimo qui una pista ciclabile. Certo, no, era proprio il posto ideale. Così anche chi andava in bicicletta poteva tagliare senza farsi tutto il giro. Sì, in questo angolo sembra di essere anche in campagna, peccato per gli odori e gli scarichi, insomma, che vi dobbiamo dire. Fortunatamente non passano ancora gli odori. Qui dentro cosa ci hanno buttato, imboscato un passeggino? Vediamo. Sì, un passeggino e tanta altra roba che è coperta dalle foglie. Sì, diciamo che abbiamo visto situazioni migliori, sui bordi dei fiumi. Sarà per quello che forse poi non l'hanno scoperti tutti, Può essere anche certo. Perché sennò diventava veramente una roba indecente. Va bene, qui c'è il magazzino operativo dell'AMSA e noi ritorniamo lungo i nostri passi e vi facciamo una carrellata invece dell'altro lato della strada, dove è tutto graffitato. Che ne pensi, Hermes? Dai un'opinione ai nostri amici. Penso che allora, questa possiamo chiamarla scorciatoia per raggiungere la via Ettore Ponti, e comunque potrebbe avere una sua grande utilità, che ti fa risparmiare veramente diversi minuti.
purtroppo è stata completamente trascurata ormai. Tu da quanto tempo la conosci così? Così la conosco praticamente da sempre? Da sempre. Perché infatti in una scorsa City Report, sì? Di un po' di tempo fa, addirittura ci avevamo gli accampamenti qua. Mi ricordo, sì. Abbastanza infatti, pesanti. Adesso diciamo magari per il freddo non ci sono, ma come dicevo prima, tra un paio di mesi che arriva il caldo qua. Penso beh, che diciamo che guardate qua, sì. Quest'angolo qui è proprio predisposto perché comunque è nascosto alla visione, certo. Rispetto alla restante che è tutta dritta. Poi notiamo che quanto sarà lunga Hermes questa stradina? 500 metri? E quindi potete ben capire che tra la questione inquinamento e la questione poi... Adesso va bene avere il verde, va bene avere tutto, certo, ma... però lo puoi tenere in queste condizioni qui. No, qua è... Beh, salutiamo la nostra bicicletta qua, Ofo. Ah no, questa è Mobike, Ofo Mobike, tanto fanno tutte la stessa fine. E ci avviamo verso l'uscita. È stata una breve passeggiata per farvi vedere quei posti che magari molti non vedono, ma che abbiamo sotto gli occhi. In questo momento sta passando anche il treno al piano di sopra. Il treno è lungo poi, eh? Finirà mai questo treno, Hermes? È finito. Ok, tra l'altro qua è rimasto un cartello di divieto di sosta. Quindi prima si poteva entrare con la macchina qua? Se c'è il cartello e nessuno l'ha levato, sì, o è inquinamento a caso, sì. O potrebbe anche essere, non mi stupisce più nulla, Ok, abbiamo fatto questa passeggiata anche oggi, Hermes. Certo. I microfoni ce li abbiamo ancora addosso. Alla prossima con City Report. Andiamo avanti. City Report!